Ciao, sono Daniela e sono un'appassionata del riciclo e del recupero creativo. Prima di iniziare e di sfogliare insieme a te la rivista che mi è stata inviata, Riciclo e Recupero Creativo, voglio però ringraziare Paola e tutte le ragazze e ragazzi del gruppo del libro del martedì che mi hanno accolta con molto entusiasmo e nel loro gruppo di recensionisti, di appassionati di lettura. E quindi mi concedo questi 5 minuti di ringraziamento e davvero sono felicissima di far parte del vostro gruppo e del vostro bellissimo progetto. Detto questo, iniziamo con lo sfogliare questa rivista trimestrale. Questo è il primo numero di Riciclo e Recupero Creativo. È dei mesi gennaio-marzo 2013, già che questa è una rivista trimestrale. Il costo è di 5 euro. Nella prima pagina troviamo il messaggio, diciamo, di benvenuto di Alberto Mazzantini, il direttore responsabile, che spiega un po' le motivazioni che hanno spinto a creare questa rivista e soprattutto l'importanza del riciclo. Perché giustamente lui dice: è evidente per risparmiare un po', certo, ma anche per rispettare l'ambiente. Quindi spiega un po' l'importanza del riciclo che apporta benefici non solo alla persona dal punto di vista economico, perché ovviamente riciclare significa risparmiare, ma soprattutto ci consente di rispettare l'ambiente e quindi di unire due cose davvero molto importanti. Appunto, riciclare e recuperare significa avere a cuore il portafogli e l'ambiente, ma anche saper vedere oltre, ed è verissimo. Nelle prime pagine poi abbiamo ovviamente in primo piano tutte i vari settori di cui si occuperà la rivista. Abbiamo ad esempio la parte dedicata al recupero, abbiamo poi la parte dedicata allo shopping, rubriche, il riciclo. Ed è una cosa che voglio sottolineare, che trovo davvero molto molto utile, è la spiegazione di questo bollino che si trova poi sfogliando la rivista e vedendo appunto i vari progetti di recupero e di riciclo. Ovvero abbiamo l'indicazione della spesa complessiva per ottenere tale riciclo e il tempo che si impiega per riciclare l'oggetto proposto. Quindi in questo caso questo è davvero molto utile perché ovviamente ci dà la possibilità di fare una proporzione di quanto andremmo a risparmiare o a spendere, perché ovviamente quando si tratta di restauro, di riciclo, si può anche è necessario comunque acquistare dei materiali. Quindi ci consente di valutare la proporzione tra il tempo da impiegare e la spesa da affrontare. Le prime pagine della rivista sono dedicate a degli artisti, io definirei tile designer, sono designer, ma per me sono degli artisti che ovviamente si sono dedicati all'arte del riciclo e che operano appunto in questo settore. In questo caso, quindi, vediamo un artista che ricopre un po' tutto ciò che trova con lavori di uncinetto, ed è un'intervista appunto in questo caso abbiamo Loredana Bonora. Viene fatta quindi un'intervista ed è bello, secondo me, è veramente molto bello perché può dare molti spunti, anche delle spinte per poter andare avanti nei propri progetti, perché per esempio questa designer ha incominciato semplicemente rivestendo le bottiglie. Lei scherza dicendo che la suocera le diceva che faceva le mutandine alle bottiglie di plastica, quindi comunque dà anche la possibilità di sognare, tra virgolette, nel senso di pensare che appunto i più grandi lavori nascono molto spesso dalla casualità e quindi può spronare anche a fare quando le cose sembrano impossibili. Poi abbiamo una serie di sezioni dedicate all'arredo.
al recupero, è molto vasta questa sezione, quindi poi successivamente dirò, una volta che abbiamo sfogliato la rivista, ti dirò un po' la mia. Altrettanto utile sono queste notizie flash, secondo me sono comunque molto, molto carine, in cui vengono dati appunto un po' delle cifre sul riciclo, come per esempio abbiamo la Svezia, oggi il paese più green, con l'appena l'1% dei rifiuti che finisce nella discarica. Quindi sono una serie di informazioni breve, molto concise, ma che comunque secondo me sono sempre utili. Quindi infatti questa è la sezione news, e curiosità. Poi abbiamo quindi qui un elenco dei progetti che sono stati affrontati, quindi vengono proposti. E altra cosa molto carina è il fatto che i progetti che vengono proposti vengono tutti da persone diverse, quindi ogni progetto ha un autore diverso, quindi si dà la possibilità a più menti e più persone di avere un proprio spazio e quindi una propria proposta. In questo caso, quindi vediamo appunto il costo. E che sono 28,50 euro e 4 ore di tempo più asciugatura. Quindi sono molto, molto spesso sono anche dei ricicli molto facili, ci sono quelli più complessi, quindi è molto vario, le proposte sono molto varie, ci sono i ricicli un po' più complessi, invece abbiamo qui un recupero molto più semplice, quindi abbiamo una semplice scala, quindi per vedere il prima e poi abbiamo il dopo, il risultato, come sempre appunto cosa serve e le varie fasi di lavorazione. Un'altra sezione davvero interessante è come si fa. Vengono date delle informazioni che a volte sembrano così semplici e scontate, ma assolutamente non lo sono, come per esempio per delle soluzioni casalinghe per pulire i mobili. Quindi dice: miscela il succo di limone che sgrassa e profuma con un cucchiaino di olio di oliva per nutrire e lucidare e uno di acqua. Mescola e strofina la miscela sul mobile. Ad esempio, io questo non lo conoscevo. Oppure per evitare i segni sui mobili mettiamo dei piedini agli oggetti che potrebbero graffiarlo. O ancora per togliere le macchie da marmo e granito usa detersivo per piatti acqua, non usare l'aceto puro, può corrodere, ma miscelato con acqua e bicarbonato. Insomma, tutta una serie di informazioni che possono essere sicuramente utilissime. Abbiamo un recupero un po' più semplice, quindi che non riguarda questa volta i mobili, ed è dice una tecnica magica, la creativa che ti petti, quindi questo ti fa vedere appunto che quanto è varia la proposta, trovo veramente molto bello che venga dato comunque lo spazio a tante persone per la realizzazione di un progetto. E in questo caso quindi vediamo il riciclo di un semplice specchio. Lo specchio era così, quindi molto semplice, poi le varie fasi di realizzazione spiegate sempre attraverso le foto e poi una descrizione ovviamente al lato. Quindi terminata la sezione del recupero, abbiamo la sezione del riciclo. In questo caso quindi abbiamo dei progetti un po' più piccoli e forse più a portata di tutti. Abbiamo la realizzazione dell'appendino, sempre con la sezione del cosa serve e come si fa. Poi abbiamo gioielli nell'armadio, quindi una soluzione per poter sistemare i gioielli. 10 euro e 3 giorni di tempo per la realizzazione. Il bucato si colora, quindi abbiamo una cesta che viene decorata. Sempre con la sezione cosa serve e come si fa, illustrata dalle foto. E poi ancora una lampada fatta attraverso gli scarti delle cialde del caffè. Abbiamo tutte le fasi. Di lavorazione illustrate dalle foto, come sempre.
parte della rivista abbiamo istruzioni e disegni. Quindi per i tuoi progetti, e questo è lo stesso, l'ho trovata davvero molto utile, molto carina come idea, vengono messi a disposizione i disegni dei progetti che sono stati proposti, che sono stati precedentemente illustrati. Nel caso in cui siano piaciuti appunto questi progetti, si mette a disposizione i disegni. Come ho già detto, la rivista è trimestrale, quindi la spesa, a mio avviso, la spesa di 5 euro è assolutamente ammortizzata. Il costo lo trovo davvero molto giusto. Le idee sono molto, molto carine. Sicuramente su internet si possono trovare tantissime idee simili. Comunque internet è una fonte inesauribile di informazioni, di idee, ma sono una sostenitrice del cartaceo, quindi credo che avere a disposizione sempre e facilmente idee di riciclo ed anche informazioni, perché appunto qui abbiamo visto la rivista non si limita semplicemente nell'esposizione di progetti, ma dà anche delle piccole informazioni flash per esempio su come smacchiare, abbiamo visto come lucidare i mobili, come togliere le macchie dal marmo, insomma delle piccole informazioni che nella quotidianità ci possono essere molto utili. E quindi a mio avviso io credo che valga la pena comunque acquistarlo. Una critica che sicuramente posso fare e che credo debba essere comunque apportato una piccola modifica, è che si dà troppo spazio al riciclo dei mobili, al recupero dei mobili, mentre si dovrebbe più fornire maggiori informazioni, maggiori idee sul riciclo dei piccoli oggetti, che molto spesso sono quelli che necessitano più di essere riciclati, di non essere gettati. I mobili credo che sia, è vero, sicuramente una bella spesa riuscire a recuperare un mobile, riuscire a restaurarlo o comunque a recuperarlo, ma non è così frequente come l'utilizzo di piccoli oggetti che nella quotidianità vengono gettati, che potrebbero essere invece molto molto utili anche per esempio per le sistemazioni all'interno degli armadi di cui propongono i recuperi. Quindi forse una sezione è un po' troppo limitata, la sezione dedicata ai piccoli progetti. Mentre su internet ci sono molti, molti, molti più spunti per progetti del genere, che sono poi quei progetti che avvicinano di più le persone al recupero. Mentre forse il recupero di un mobile potrebbe spaventare le persone che non hanno, non sono nell'ottica del recupero e del riciclo e soprattutto non sono portati per la manualità. Positiva è sicuramente anche, l'ho trovato utilissimo, il bollino che troviamo su ogni progetto che indica la durata del tempo del riciclo. Ecco, adesso che io non riesco. Eccolo qui, quindi il bollino, la durata appunto del tempo del riciclo ed il costo. Questo è veramente fondamentale perché ci fa rendere conto se è un reale recupero, un reale riciclo, soprattutto appunto per quello che ho detto prima, per l'utilizzo, se utilizziamo comunque delle vernici altamente tossiche o dei materiali che sono inquinanti, non ha senso riciclare. Altrettanto bello è lo spazio che viene dato all'inizio nelle pagine principali agli artisti che si occupano del riciclo e che il riciclo ne hanno fatto un lavoro. Quindi posso dire che è assolutamente positiva i progetti che sono stati proposti. Molto spesso il gusto non rispecchiava il mio, ma questo non ha assolutamente importanza perché sono delle idee, sono degli spunti che danno per poter che noi dobbiamo comunque rielaborare, ovviamente, perché sono sempre per la rielaborazione di quanto offerto, mai fare copia e incolla, ma evolvere e rielaborare. Concludo quindi dicendo che a mio avviso vale la pena per gli appassionati vale la pena acquistare questa rivista, quindi ha tutta la mia approvazione. Spero di essere stata abbastanza chiara, di aver esposto anche
tecnicamente bene i contenuti della rivista, perché mi avvalgo comunque di una semplice macchinetta, quindi spero di essere stata comunque abbastanza visibilmente chiara di quanto ti ho proposto, e ringrazio nuovamente tutte le ragazze per il coinvolgimento in questo bellissimo progetto. Spero di esserci e che tu ci sia la prossima volta. Un bacio, ciao!